E che, non mi vedi? E viva la libertà! Ma forte c'è tua sorella qua! Vieni qua, vieni qua! Ma che vuoi? Vieni qua! Ma vatto a Rivone! Che la tiè? Dimmi un po', zi Filomena! Ieri sera che hai fatto te? Con chi sei montata? Dove sei stata? Con chi sei stata? Mi piace l'idea. Con chi sono stata? Con chi mi pare? Perché? Tu con chi vai? È giusto così, poi campate a rubare i clienti all'altre. E roba che se non ci rubassi i clienti a noi ti sarebbe morto pure il verme solitario dalla fame. A caso pietoso, ti ho mantenuta per anno! Ma che te credi? Che chiacchiere non se li sanno? Fammi sentire pure quest'altra! Eddi! A spudorata! E tanto te morirai sempre di fame, che te credi? Lo sai che c'ho chi mi riporta tutto a me! E i clienti miei, una brutta come te, manco li deve guardare! E che sei la regina? Che devo venire per forza con te? Io mica gli butterlaccio al collo, sa? Io sto qui, con chi me pare vado, e i patti li faccio prima. Ma dimmi un po', già che c'hai tanta lingua per parlare, attaccia. Che gli sei da dire a quello, eh? Che gli sei da dire? Che io ho l'abitudine di rubarmi i portafogli e che mi capita spesso e che se posso faccio pure qualche ricatto. Nega, adesso, nega! Ma cosa? Ma per chi m'hai preso? Guarda che io te spendo, sa? Ah, sì? Tremo tutta. Beh, intanto te da stasera, se vuoi lavorare, te devi trovare un'altra piazza, perché qui non ci venghi più, hai capito? Guarda, che se prima io qua ci stavo due ore, adesso ce ne sto quattro. Vai a proprio vedere che fai. Tu, chi è? Tanto è un fiore per te. Sto a te ferma, sta là, sta te ferma, disgraziata. Non vedi come si vanno bene queste? Ma che sono, tu sorelle? A secca, picchia all'occhi. Io t'ammazzo! Andiamo a caricare altre due, va! A scintillo, portiamoci via questo, non perdiamo tempo. Gonge! Fine del primo tempo, un minuto di riposo! Ammazza, eppure siete amici! Ammazza, ma che mi scoppia del colera? Su, andiamo, date per andiamo! Ciao, e molto ci metti pure due, lasciami perdere, che me sono sbrigata da solo le cose mie! Dio mio, la voglio ammazzare per 1000 lire! E mo te risarcisco io! Ma che me frega degli sordi tua, la devo sventrare! E la chiappa quella, la squarto! E state zitti! E cammina, andiamo! Forza! Forza! E non te arrabbia, che gira e gira va a finire che vi mettono dentro! E se andate dentro noi che famo, eh? Come se rimaniamo i soldi che ci avete? Ma sì, c'hai ragione, portami via! Tanto non mi ci voglio manco sporcare con quella! Oh, l'hai capito! Tazzozza! Infame! No! Oh, gliel'hai fatta? Hai visto che comincia a ragionare? Ma che parte sola sta macchina? Allora, andiamo, non c'avevo mica tempo da perdere. Ah, no, io con questo non ci sto, sta ah, cosa, ma amore, comincia a fare. E mo' è stufata, mo' è finita. Io con questo non c'è niente da spartire. Sta buona, oh, come sta buona. Cittadano, voglio scendere, voglio scendere. Scendi adesso, faccia vedere. Da! Altro da dirmi. Allora tutto finisce così. All'improvviso senti il bisogno della tua libertà. Che significa? Lo hai detto tu, la libertà. Perché? Vorresti dire che io ti tolgo la tua libertà? Ti ho mai chiesto di rinunciarci, no. Forse? Ti ho mai chiesto di sposarmi? No, no, mai. E allora? Sai benissimo che non avrei mai commesso una sciocchezza simile. Perché anch'io modestamente amo la mia libertà. Appunto, amiamo la nostra libertà. Ma che significa? Niente. Che restiamo amici. Ho bisogno di non avere legami, di sentirmi solo, non c'è altro. Te lo direi. Non ti credo, c'è un'altra donna. Avanti, abbi il coraggio di dirlo, almeno questo. Che mancanza di immaginazione, Fulvia. Non c'è nessuna donna, solo la fine di una cosa. Di un sentimento che non voglio trascinare, perché non potrebbe che degenerare nella menzogna, nella noia e in tutto il resto. Vedi, ti parlo da amico e tu non mi capisci. No,
Non è un discorso da amico, è un discorso da carogna, da egoista. Ecco che cosa sei, un egoista. Va bene, sono un egoista. Puoi chiamarmi anche intellettuale, non mi offendo. Sì, sei uno sporco intellettuale. Ti senti superiore a tutto, vero? Ai sentimenti, alle persone. L'intellettuale. Mi fai ridere con la tua falsa modestia, ma ti conosco io. Non hai capito niente, niente di niente. Tu hai bisogno solo dei tuoi amici, ma non li conosci. Non sai cosa dicono di te alle tue spalle. Le stesse cose che dico io di loro. Sei uno stupido, vile egoista. Adesso ti stai ripetendo? Sei un vile. Sturati le orecchie. Sei un vile e nient'altro. Senti, è tardi, fa freddo. Andiamo via. Va pure, Fulvia. Io resto qui. Andiamo a casa mia a parlare. Lo so come va a finire. Non ne ho voglia. Va bene, non ti prego in ginocchio. Addio. Vuoi che ci vediamo domani? Alle 5? No, ma perché? È molto meglio troncare subito. È più pulito. E tu parli di cose pulite, tu. D'accordo, non ne parliamo. Mi dispiace solo per quella disgraziata che prenderà il mio posto, con un verme come te. Anche a me, per favore. Non bevi un po' troppo? Che te ne importa? Dimmi piuttosto perché hai telefonato, è stata la noia? Avevo bisogno di una persona amica. Gentile, ma purtroppo è vero. Ormai sono solo un'amica, una buona amica. Senti, perché non hai risposto alle mie lettere? Erano troppo belle, mi davano soggezione. Parlami di te, che fai? C'è un tale che vorrebbe prendere il tuo posto. Vedi che tutto s'accomoda? Gli ho raccontato di noi. Naturalmente ti odia, è pazzo di gelosia. Oggi, per farlo soffrire, gli ho detto che uscivamo insieme. È buono, disposto a perdonarmi tutto. Aspetta solo una mia parola. E tu perché non gliela dici? Perché amo te. No, questo non dovevi dirlo. Ma è vero. Guarda. Non ridere. L'ho comprato 2 anni fa in Austria. Volevo farti uno scherzo. Ci ho persino scritto a Marcello per tutta la vita la sua Fulvia. Era uno scherzo. Oggi è la cosa più cara che ho. Tienilo. Ma no, che cosa dovrei farne? Beh, tienilo. Non vale niente, quindi non ti impegna a niente. E poi puoi sempre buttarlo via. Si sta bene qua. La musica, le luci basse. Mi sembra che tutto non sia finito. È troppo deprimente. Andiamo. Oh, mi gira la testa. Aiutami.
Fulvia, che hai? Lasciami! Non è possibile, non puoi essere cambiato così. Ma hai sempre detto che m'amavi, non si cambia così da un giorno all'altro. Finiscila, andiamo. Lasciami! Ma che t'ha fatto? T'ha fatto perdere la testa. Chi? Di chi parli? Ma quella ragazza, non mi ricordo il nome. Lo sai che ti tradisce, lo dicono tutti che ti tradisce. Dimmi la verità, le vuoi bene? Fulvia, io ti telefono per stare in compagnia e tu ricominci. Oh. Andiamo, su. Mi sento male. Andiamo, Fulvia. Lasciami! Vattene! Ascolta, io... Va all'inferno! Non voglio rivedermi mai più! Fa impressione vedere qua una donna vestita, eh? Diventa eccitante. Pensa che sotto è nuda, vedrai che te va. Guardala, immobile sotto il sole, sembra quasi che aspetti un bacio, eh? E vagliela a dare, no? E se glielo dessi sul serio? Che mi potrebbe dire? Una parolaccia? Beh, è straniera, io non la capisco. Affanati, che pianta, andiamo a mangiare, va. Scommessa? Scommessa, l'aperitivo di ieri. D'accordo. D'accordo. Guardi che la parolaccia gliela dico io in italiano. E me la dica lo stesso. Ai! Ma questo no... Perché? Non era previsto? No! Andiamo a prendere questo aperitivo, va? Ma che ti ridi? E come che ti ridi? T'ha fatto verso, t'ha fatto. Non sai neppure agganciare una donna. Con quella io non ci voleva niente. No, guardala come cammina. È una ragazza onesta quella là. C'è pure la grana. Benvenuto a bordo, signore. Il signor Santoni, vero? Sì, sono io. Il commendatore lo aspettava. Ha chiesto di lei già 3 volte. Non le sembra un po' troppo impaziente? Prego. Prego, s'accomodi. Vado ad annunciarla. Grazie. Vuole un altro schiaffo? No, non amo le ripetizioni. Così lei è il biografo ufficiale. E lei è la figlia di un personaggio tanto famoso. Io non sono... Comunque il signor Carsoli arriverà subito. Non è la figlia, meglio. Lei sa mantenere un segreto. Ma come? Siamo già i segreti. Bene, cerchi di dimenticare che ci siamo conosciuti. Caro amico, aspetta da molto? Sono appena arrivato, commendatore. E invece attende da alcuni minuti, ma quando si parla con una ragazza così, il tempo vola. La sua segretaria mi stava appunto dicendo che... La mia segretaria? Le ha detto di essere la mia segretaria? Sarei troppo stupido se di una ragazza così bella avessi fatto la mia segretaria, non le pare? Ma noi non ci siamo già conosciuti. Voi giornalisti avete tutti la stessa faccia, prego. Se per questo anche voi miliardari. Si accomodi. Grazie. E veniamo a noi. Qualcuno ha stabilito che è opportuno che ente mi conosca come una specie di benefattore, un gigante dal cuore tenero. Cretinati rotocalco, naturalmente. Non ci metterò molto tempo, vedrà. Basteranno pochi elementi e butterò giù il racconto, le piacerà. A me? Io non ci tengo per niente. Comunque, lei mi osserverà, io le racconterò qualche balla e scriverò un romanzo tutto di fantasia. Sì? 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 No? No, scendo a terra io, subito. Si faccia vedere qui domani, il mio segretario le dirà allora. Va bene, commendatore, no. Arrivederci. Ma non abita a Villa Brecht? Noi non possiamo per ora. Sono arrivati i nipotini e lui ha diviso i 2 rami. Da una parte gli eredi, dall'altra noi 2. Bisogna evitare il contagio. Beh, allora, arrivederci. Capisco, non dovevo dire che l'avevo vista perché... Perché ho preferito così, le dispiace? Sono felice di avere un segreto con lei. Buongiorno. If it's trouble they want. Hey, did you see this one in the first bite? She
looks like an ad for that magazine you get. Whips and Chains? No, the other one. Leather Ladies. Oh, you're right, she does. Maybe they just want to talk to us. I'd like to have a talk with that big one. I'll bet you would. It's not talk they want, I'll tell you that. Hey, maybe they want to give you a nice lesson in civics. It's not funny, Livia. It's not a funny situation. I think that's your plane over there. Flight 1347 for New York. Boarding now at gate 7. Hey, gringo, you in some big hurry? Yes. I'm just, we're trying to catch a plane. You trying to catch a plane? You in big hurry, huh? You trying to run away from something? No, of course not. Now, look here. We're just, my daughter's going away to school in New York, and we're just trying... Look, why don't you folks just say what it is you want, for God's sake? We want the little chicken. What? What? Little chicken? What in heaven's name are you people talking about? Yeah, give us the little chicken. Give her to us. What in the name? Now look, you people. This isn't some godforsaken border town where you can just go about as you please and bother innocent people and do Mexican things. Wait a minute. Let me handle this. Hold it. Now, I think we can all find a way to be cool about this. We're all members of the same club. You know what I mean? Now, I have this wristwatch here. It's a very valuable Jagoff Rone, self-winding, rushed shock, waterproof, built-in calendar. We don't want your watch. A stop pen graduated to the tenth of a second. We don't want your stinking watches. And a little window that shows the phases of the moon. Now, wait a minute. Just you hold your horses! Donata! Donata! Emmanuel! Is that you? Emmanuel, come here. Emmanuel, what is this all about? You know him? You know little brother? Well, yes, I... You dishonor our family. What? What in heaven's name are you talking about? Emmanuel, show us. Emmanuel is good boy. Emmanuel was good boy. Emmanuel was virgin. Emmanuel was studying to be priest. But I didn't mean. Show us the one who did this thing to you. But I didn't mean to. This is absurd. This is the 20th century. We're in the Midwest! Now listen, ladies, a little bit of flagellation is okay, but this is going too far. You wouldn't dare. You ruin him, we ruin you. We... For God's sakes, ladies, we're all citizens. Don't hurt! This woman is mine! Get your hands off her, you gardener! Hey! Over here! Wait!
right through here. Give that body some breathing space. Oh, watch your hand, Charlie. There's a heart beating in there. By God, those cockroaches haven't licked us yet. Oh, can't you do anything? I can hope and I can pray, little lady, and so can you. They haven't taken that privilege away from us yet. It's all my fault. I'm no doctor, but I can tell you this. I've seen casualties in my time, plenty of them. And this man is in bad shape. Let's face facts. That stuff that's coming out of his head there is blood. Oh, no. Daddy, please, say something. Oh, now, none of that. None of that. No tears now. Little soldiers don't cry. Is there a doctor on board? Negative. Swell. What kind of an outfit is this? Fighting outfit. We travel light, move fast, hit and run. A man gets it, we leave him behind. That's one of the prices we have to pay for democracy. Well, now, wait a minute, General. I have some rather influential friends in Washington. How anything... you do? Che amore, povera bestiola. Grazie per avermelo regalato. Le è piaciuto? Io penso spesso a lei, Donatella. Davvero? Io sì. E lei? Sì, certo, anch'io. Come me? Ma questo non lo so. Lei come mi pensa? Strano, Donatella. Noi ci conosciamo da poco tempo, in fondo. Eppure per me è come se la conoscessi da sempre. Forse perché ho sempre desiderato una ragazza come lei. L'ho sempre aspettata. Anche prima di incontrarla. E adesso che finalmente l'ho incontrata, non voglio più perderla. Donatella, sa che significa questo? Significa che voglio che lei sia mia per sempre. Voglio che lei sia mia moglie. Vuole? No, Maurizio, non posso. Perché non sono la ragazza che lei crede. Quella che ha sempre aspettato. Avrei dovuto dirglielo prima, lo so. Ma era così bello. E poi in fondo non ho fatto niente di male. Ma allora? Tutto sarebbe finito appena tornava la signora Dorothy. Perché io sono soltanto una stipendiata della signora Dorothy. La villa, gli abiti, il collegio, non è vero niente. Sapevo che un giorno sarebbe finito tutto, come nei sogni. E quel giorno sarei sparita completamente. E nessuno avrebbe più saputo niente di me. Avrei ricominciato la mia solita vita in cerca di un impiego a 20.000 lire al mese. Mi perdoni, Maurizio, se l'ho ingannata. Io non sono la donna che fa per lei. Non la prego, non mi dica niente. Lei non mi vedrà più e troverà nel suo ambiente la donna che la farà felice, come io ho trovato l'uomo che mi sposerà. Addio.